C'è qualcosa di strano in Fortnite oggi. E questo cos'è? Ehi, hey, tu, ho una missione per te. Oddio, ma tu sei quel supereroe! Esatto, anche se con questa schifo di voce che mi hai messo. Aspetta, come si chiama quello che si veste sempre di rosso? Il sole è l'inimitabile. Spider-Man! Non provarci neanche a dirlo, piccolo... no, volevo dire... è un errore comune, ma non sono io. Ah, quindi non sei l'uomo ragno? No. Daredevil? No, ti vedo benissimo. Aspetta, ci sono una versione alternativa di Iron Man. No, non vedi che sono vivo? Lanterna verde? No, ma qua... ho capito. Mi stai prendendo in giro, piccolo infame. Dici Deadpool? No, perché dovrei? Va bene, orsacchiottone. Ho un incarico importante per te. Aspetta un attimo, ma sei in bagno? Questo non ha importanza. La cosa fondamentale adesso è che tu faccia questa cosa per me. Portarti della carta igienica? No, per quello ci penso da solo. Ah, bene, scusa. Per prima cosa, devi recuperare il mio equipaggiamento. Aspetta un attimo, però. Perché dovrei aiutarti? Ma perché tu sei un mio grandissimo fan. Se no non avresti saputo tutte quelle cose, eh? Ti ho beccato, vero? Sì. Dai, forza. Prima di tutto, vai al negozio. Veramente non c'è nulla. Oh, maledizione, Frank! Ti avevo detto di metterlo a posto. Ah, sti maledetti programmatori. Ci penso io. Chissà come mai c'è sempre un Frank. Bah. Va bene, comunque, adesso lo prendo. La miseria, ma costa 2000 V-Bucks! Dai, non ti lamentare, che con tutti i soldi che ti ha fatto fare Fortnite, un minimo glielo dovresti. E va bene. Tanto un po' li avevo accumulati con Salva al Mondo. Bravo, ora ascolta bene. Voglio entrare nel gioco. Ok, ma come ti aiuto? Ascolta, il piano è questo. Tu giochi come al solito. Io mi nascondo in una cabina e appena entrerai, bam, mi sostituisco al tuo personaggio. Va bene, ma come faccio a sapere di essere nella modalità giusta e soprattutto a capire dove sia la cabina? Tranquillo, ti metterò dei segnali per fartelo capire. Sì, ma mi raccomando con discrezione. Non vorrei che il personaggio di Fortnite se ne accorga e si offenda. Non ti preoccupare, non lo noterà neanche. Oddio! Tutto bene? Sì, sì, tranquillo. Ma non ti pare che il pullman sia un po' strano oggi? Ma no, cosa dici? E poi come faresti a notarlo che tu sei dentro? Sì, hai ragione, sarà solo una sensazione. Dai, andiamo. Bravo, esatto! Dove atterriamo? Ho la sensazione di dover andare sullo yacht. E cosa te lo farebbe pensare? Non lo so, è un sesto senso. Ok, ci siamo. Perfetto, ma entriamo nella cabina. Così almeno ci confondiamo. Ottima idea, forza. Ma che cavolo! Scusa Fortino, ma devi fare spazio all'eroe più supereroe del pianeta. A parte Superman o Wolverine. Sempre simpatico, ragazzo. Certo che però potevi anche scegliere un uomo più tranquillo, eh? Qua ci sparano addosso di continuo e ho solo una pistolina. Avrei potuto, ma non sarebbe stato nel mio stile. Forza, spara e scappa! Questo è più nel mio di stile. Comunque devo stare attento. Se mi fanno fuori, non è detto che riesca a tornare qui senza problemi. Tranquillo, ora mi hai sbloccato e puoi usarmi quando vuoi. Certo, in un gioco normale avrei avuto anche delle armi potenziate, ma sai, questo è Fortnite. L'importante è spendere soldi per skin inutili che non porteranno mai a nulla. Shh, zitto, che ci manca pure che mi bannano, eh? Andiamo lì che c'è un isolotto piuttosto. Perfetto, vedrai che qui saremo al sicuro. Ecco, lo sapevo. Dai, forza, riproviamo. Dai, la lama. Ma fammi capire, perché tu sei qui esattamente? Beh, mi sembra ovvio. Voglio una vittoria reale. E sei venuto da me? Aspetta, ma tu non sei Ciccio Gamer? No. Oddio, allora ho sbagliato. E anche di tanto, fidati, non avrò neanche un quarto delle sue vittorie. Fa niente, amico. Io e te oggi faremo la storia. Sì, la storia dell'apocalisse. Ma quello è un elicottero, prendiamolo! Sono d'accordo, andiamocene, qua ci sta sparando tutti. Forza, su! Cavoli, però se avessi anche delle armi sarebbe comodo. Tranquilla, ho un'idea. Ma cosa fai? Mi sono messo qui, almeno posso sparare. Ah, bravo! Aspetta, chi guida? Oddio, non ci ho pensato, fammi tornare! Oh, mamma! Io e te non dureremo nulla in sto gioco. Questo elicottero ha più buchi di un formaggio svizzero. Cosa facciamo? Effettivamente, boh, non lo so, atterriamo lì. Sicuro? Sì, tranquillo, anche perché o quello o ci sfracelliamo al suolo. Ok, entriamo in questa casa che sembra la residenza del cane di Cristiano Ronaldo. Ok, però stiamo attenti. Ehi, e di qua cosa c'è? È riservato, non ti fanno entrare. Io sono Deadpool, è ovvio che mi faranno entrare. Visto? Bah, questa porta sarà fan della DC. Comunque ho l'impressione che non ci sia più niente. Che ne diresti
vesti sociissimo? Sì, va bene, volevo farmi assumere come modello per la sua marca di mutande, ma non c'è nessuno. Beh, dalle immagini che mi sono entrate in testa, meglio così. Forza, andiamo. Oddio, l'attacco dei cloni! No! Riproviamo, forza, sono stato un X-Men, non posso mollare così. Tagista X-Men! Non essere pignolo, forza, andiamo. Oddio, che posto è questo? Penso di non esserci mai stato. Qua c'è scritto il pozzo. Magari mi faranno esprimere un desiderio. Sì, certo. Comunque, ascolta, vai a cambiarti nella cabina. Se c'è qualche nemico, perlomeno lo evitiamo. Bene, anche se il bianco non mi piace molto. Mi fa sentire un gelataio. Non fare il razzista, non ci sono solo i bianchi. Ah, però, forte. Bello il travestimento da ombre, vero? No, il cappellino con il lama, guarda che spettacolo. Ecco, dovevo aspettarmelo. Però è effettivamente carino. Ah, guarda, adesso mi riconosce. Sarà che ho i colori di Batman. Vediamo cosa troviamo. Un ombrello. Beh, qualcosa servirà. Per la tempesta, no? Mamma mia, che battuta scarsa. Lo so, devo licenziare quello che mi scrive i copioni. Ma li scrivo io. Appunto. Forza, andiamo, ce ne va. Qua non vedo nient'altro di interessante. Prima però fammi cambiare. Non voglio andare in giro come un miliardario senza amici. A posto, principessa, possiamo andare? Sì, sì, va bene. Ora sono tornato meravigliosamente me. Oddio, occhio alla tempesta. Userò l'ombrello, tranquillo. Basta con sta battuta. E tu smettila di scriverle. Lo so, hai ragione, è più forte di me. Ah, aspetta, l'ombrello è un Kingsman, come il film. Ah, giusto, quindi si userà come scudo. Ma nel film spara anche. Vabbè, sarà una citazione a metà. Oh, quella collina mi attacca. Cos'è, un film horror? No, è qualcuno, ma non lo vedo. No, Marta. Allora, adesso... Aspetta, posso fare io? Cosa? Sì, dai, ti prego, ho un'idea magnifica. Ok, va bene. X-Force, via! No, aspetta, l'ultima volta che l'hai detto è finita male, me lo ricordo il film. Vai tranquillo, so quello che faccio. Tu chiudi gli occhi, conta fino a 10 e poi aprili. Va bene. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1... Oddio. Eccoci qui. Ma dove siamo finiti? Lontano da tutti. Almeno non ci possono colpire. Sì, ma siamo chilometri dalla safe. Ah, giusto. Ascolta, facciamo che adesso comando io, ok? Va bene, Xavier. Aspetta, è tutto troppo tranquillo. C'è qualcosa che puzza. Non sono stato io. Oh no, è perché mi sembra di aver sentito qualcuno. Non farlo stupido. Eccolo. Ehi, Babbo Natale, beccati sto regalo. Perfetto, bravo Dad. Chiamami Wade, fratello. Ma che nome è? Beh, due B sono meglio di una, caro. Questo round l'hai vinto tu. Ehi, e questo cos'è? Un'esca, guarda. Oh, ma guarda che bell'uomo. Serve a confondere i nemici. Mi ricorda il meme di Spider-Man. Oddio, non ci avevo pensato, hai ragione. Ancora sto coso? Sono passato a Disney, ma non sono mica Mary Poppins. Vabbè, dai, almeno adesso sappiamo cosa serve. Ok, ne mancano quattro, bro. E tra l'altro lì c'è una cassa. Ho avuto un'idea, lancia l'esca. Ma sei sicuro? Non è che dopo non capiamo chi è chi? Tranquillo, lo riconosco uno stupido quando lo vedo. Tu lancia. Oh no, gli stanno sparando, povero mini. Eccolo lì, c'è cascato, spara! Sei stupido più di colosso a quanto pare. E vai, due kill. Ne ho visto uno sulla spiaggia. No, siamo circondati, non vale. No, ti amo 3000, Vano. Ah, stavolta c'eravamo quasi. Già, se solo avessi avuto le mie pistole. È vero, però purtroppo non si può. E chi lo dice? Ma chi è? Thanos, sei tu? No, aspetta, questa voce la conosco. Fort? Esatto, sono riuscito a riprendere il controllo e Wade, hai scelto la persona più sbagliata per vincere. Beh, questo l'avevo detto anche io. Mi aiuterai tu, Fortinuccio? Sì, tranquillo. Va bene, Sensei, allora io sto qua a riposare. Voglio proprio vedere cosa succede. Non ti preoccupare, te ne accorgerai. Andiamo! Allora, voce della mia coscienza, cosa facciamo? Terreremo allo yacht. Devo controllare una cosa. Vuoi far festa, eh? Io porto i chimichanga. No, nessuna festa. Recupera un po' di armi e andiamo. Ok, cosa devo cercare? Una bella Deadpool femmina? Ma no, no, è che dovrebbero esserci delle... Attento, ti sparano! Non oggi, mani d'oro! Bravissimo, Wade. Oddio, non ci credo, avevo le mie pistole! Ecco cosa cercavamo. Le mie armi anticattivoni, grande. Dimmi, com'è andata la partita con quello lì? Ah, guarda, insomma, è un bravo ragazzo, ma a volte fa fare cose stupide. Per esempio? Prima voleva andare più lontano possibile dalla riva e mi ha fatto finire in mare aperto. Ah, non ci credo. Oh, è bello che io glielo dicevo pure, attento, guarda che sei fuori safe, eccetera. E lui, no, devi fare solo come dico io, perché sennò finisci male, bla bla bla. Capisco, è sempre il solito. Ehi là, sembra arrivato il momento di far scaldare le sorelline qui. L'ho visto, nasconditi dietro la parete e appena si avvicina, spara. Ok, Fortinuccio, ci pensa zio Wade. Adesso! Ehi, capisco la situazione, ma una maschera antigas mi sembra eccessiva. Addio. Ottimo lavoro, supereroe. Grazie, mio oracolo. Attento, c'è uno con un arpione.
Ehi, stai cercando di rimorchiarmi? Perché non sei il mio tipo. Occhio, adesso ho un ombrello. Non ci posso credere, con me qualcosa non funzionava. Lo usa come spada. Ah, non parlerò più male degli ombrellini a scatto. Oh, allora com'è andata? Siamo arrivati 17esimi. Oh, ma guarda un po', con me terzi. Vabbè, signorine, voi continuate a fare gara per chi arriva prima. Io vado a cercare un pro player. Chissà se Ninja è libero. Ciao! Ecco, lo sapevo, l'hai fatto scappare! Io? Tu l'hai fatto scappare! Eh sì, chi è che l'ha fatto eliminare da un ombrello? È colpa tua! E chi è che gli ha fatto fare cose stupide, eh? È tutta tua la colpa! Ho detto tua! 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 Tua!